Buongiorno, io sono Monica Borella, collaboro con RDS. RDS è una società di consulenza specializzata in marketing distributivo, cioè in scelta, seguiamo un'azienda che vuole cambiare una rete distributiva. Siamo fortemente specializzate in franchising. Io mi occupo della parte di formazione. Introduco il dottor Viscione di Quadrante, anche Quadrante è una società specializzata in franchising, segue aziende, e introdurrei subito una prima domanda, cioè perché un'azienda decide di diventare franchisor? Benissimo. Allora, un'azienda che scelga questo tipo di organizzazione distributiva, che è tramite il franchising, evidentemente è un'azienda che ha deciso, o per peculiarità di prodotto, di servizio, che questa è la formula più consona, o perché comunque ha deciso in qualche modo di integrare a valle, cioè di controllare o direttamente o quasi direttamente, che poi è la formula del franchising, il mercato finale. Questa è una tendenza che le aziende industriali, ormai è una decina d'anni, forse più, che stanno tentando di calcare, e l'integrazione a valle può essere di fatto, diciamo, percorsa tramite due vie: o il controllo diretto, quindi con punti vendita diretti di proprietà dell'azienda, oppure con punti vendita in franchising. E entrambi permettono un controllo finale del mercato abbastanza forte, che è la formula un po' vincente oggi come oggi col tipo di distribuzione multibrand, che di fatto non dà nessuna garanzia né di affidabilità né di fedeltà. E quindi non so se lei può essere d'accordo con me su questo aspetto. Ritengo che debba diventare, cioè, un'azienda non sia obbligata a diventare franchisor, ma che utilizzi il franchisor perché è un elemento fortemente coadiuvante nel controllo del mercato e soprattutto nel controllo, come dire, nel poter fare affidamento sul proprio fatturato, cosa che una distribuzione multibrand come poteva essere fatta 20 anni fa, 30 anni fa, storicamente sempre stata fatta, non può assolutamente garantire. Anche questo si verifica quando proprio un'azienda sa di avere un know-how talmente valido, riproducibile, soprattutto trasferibile, unico, che trasferisce, diciamo, la sua filosofia e la sua competenza a imprenditori, cioè non gestisce direttamente il punto vendita con delle difficoltà, magari anche Complessità. delle complessità di gestione proprio del vero punto vendita, ma trasferisce la sua filosofia ha dei punti vendita gestiti da Certo, imprenditori che hanno imprenditore. immediatamente una competenza, diciamo, sul prodotto e sulla gestione di sell-out, diciamo, Certo, questo. infatti un altro aspetto importante del perché diventare franchisor è perché, utilizzando la formula del franchising, di fatto l'azienda è chiamata ad un investimento, cioè ad un impegno finanziario decisamente inferiore. Non che non ce ne sia, perché effettivamente sul mercato noi riscontriamo che molti franchisor pensano di poter lanciare delle reti in franchising con degli investimenti Minimi, risibili, certo. e questa cosa bisogna sfatarla, direi. Gli investimenti si devono fare comunque, ma sono evidentemente in rapporto decisamente, infinitivamente inferiori a quelle che le aziende dovrebbero fare se volessero creare una rete diretta, perché le complessità, come diceva lei, sono enormi, e sono enormi i costi di gestione di queste, con garanzie non sempre grandi dal punto di vista della riuscita, delle performance. Mentre, come diceva lei, l'imprenditore a quale poi viene affidata lo sviluppo della formula è un imprenditore che ha tutto l'interesse a gestirlo bene, a svilupparlo al meglio e ad impegnarsi più che mai. Quindi anche per il franchisor questo è una garanzia di risultati, di presenza sul mercato, di fusione della propria marca che altrimenti difficilmente riuscirebbe ad ottenere. Questo poi in fondo ci introduce già nella seconda domanda, che sono quali sono i vantaggi per diventare franchisee, e Certo. l'abbiamo un pochettino già accennata. Il franchisee diventa immediatamente competitivo perché si mette sotto un cappello, sotto una protezione di un marchio che è forse promosso a livello nazionale sia come marchio sia come prodotto ed è immediatamente competitivo. Non deve pensare a tutti quei problemi di strategia, perché il franchisor è lo stratega,
è colui che definisce l'andamento del mercato, definisce le collezioni, definisce e costruisce l'intero sistema di pacchetto franchising, diciamo. Certo. Il franchisee apre il suo punto vendita, si può concentrare solo e unicamente sulla gestione, senza pensare a tutte quelle le difficoltà a livello strategico, di marketing, che sono già state messe a punto e sperimentate dal franchisor. Dal franchisor. Ecco, questo è uno dei vantaggi, quindi successi più rapidi e minor rischio di gestione in fase di avvio. Il Dipartimento di Washington che ha fatto proprio queste statistiche di tasso di sopravvivenza delle imprese. Il franchising dopo un anno sono in piedi il 97% rispetto a un 60% di aziende autonome indipendenti. Certo. Per assestarsi dopo 5 anni a un 92% rispetto a un 27%, cioè un divario francamente enorme. Quindi, certo, come prima cosa io direi che il vantaggio per il franchisee è proprio successo più rapido e minor rischio in fase di avvio. E soprattutto si concentra su una gestione corrente, cioè pensa a vendere. Un aspetto anche secondo me importante è quello della formazione che il franchisor fa nei confronti del franchisee, anche per questo che il tasso di mortalità è decisamente inferiore e la possibilità di successo è decisamente superiore, perché l'imprenditore indipendente di fatto si affida alla professionalità che ha forse o che pensa di avere più probabilmente. Mentre agganciandosi ad una realtà, di una rete, di un franchisor che ha organizzato tutto questo, si può avvalere anche della formazione che il franchisor uno è tenuto a dare comunque, due ha tutto l'interesse a dare nel miglior modo possibile, e quindi questo franchisee di fatto si trova ad ottenere una formazione che altrimenti non avrebbe avuto, formazione che gli permette di stare al passo coi tempi, di essere sempre aderenti a quello che sono i modelli di distribuzione che sono in quel momento necessari a utilizzare, e quindi può operare al meglio nella sua ambito, nella sua struttura. È importante affidarsi appunto a un franchisor che mantiene monitorizzata la sua business idea, cioè un franchisor che ha un know-how valido e che soprattutto lo mantiene aggiornato. Chiediamoci se quando mi lego a un franchisor che non abbia la vendita di un prodotto che è soggetto a mode temporanee, come si ritrasforma? E quindi anche quella è una valutazione che il franchisee ovviamente deve fare a monte. Certo, anche le capacità di investimento e diciamo di ricerca che un franchisor ha non potrà mai averle, un franchisee non vi potrà mai accedere, quindi tutti questi vantaggi non li avrebbe mai. I fondamenti e le caratteristiche nel sistema franchising sono le caratteristiche, cioè i fondamenti. Allora, concretamente il franchisor concede al franchisee, mediante la cessione dell'uso del marchio, di utilizzare i suoi prodotti, le sue conoscenze, secondo però delle precise modalità operative che sono contenute nel pacchetto. Quindi questo concretamente è il sistema franchising. Quando funziona, si può dire che funziona. Se mi permette, mi consenta, siccome è un mondo molto vario, se esistono poi alla fine tre elementi che sono un'unicità nella formula, cioè un modus operandi, un'uniformità di immagine tra tutti i punti vendita, perché lo scopo finale è sempre la notorietà della catena. L'equilibrio serietà tra le due parti, tra tutti e due gli attori. Questo direi che è fondamentale. Perché anticipo una delle domande, ma è un rapporto di loro fondano le competenze, non c'è una prima donna, nessuno è più importante secondo me in questo rapporto, perché per entrambi è comunque un investimento. Sì, uno si può definire lo stratega, l'altro è più operativo. Il braccio è un po' più operativo, di fatto è un partenariato, compiti diversi, ruoli diversi, ma esattamente lo stesso valore nel successo dell'impresa. Dove per successo entrambi è comunque un investimento, non si può dimenticare, perché lo è per il franchisee, ma lo è anche per il franchisor. Il franchisor investe sia anche in
proprio come investimento d'immagine sicuramente? Comunque, io secondo me la cosa, uno dei fondamenti, parlando di caratteristiche e parte, aspetti fondamentali, l'aspetto fondamentale è l'aver sperimentato la formula, perché oggi come oggi si riscontrano anche delle proposte di franchising dove, diciamo, non c'è stata una vera sperimentazione, c'è magari un'idea forte alla base, ma tra avere un'idea forte e aver sperimentato la formula, che al di là del fatto che la legge ci chiede, certo, che un franchisor per essere tale abbia sperimentato la formula, è importante proprio perché l'aver sperimentato la formula di fatto è l'aver apportato gli aggiustamenti necessari e aver, come dire, anche scontato gli errori che indubbiamente uno può fare nel, come dire, mettere a punto un pacchetto di proposta, di offerta. E sono quegli errori che noi come franchisor, cioè che i franchisor, come dire, danno come vantaggio ai francesi. Gli errori che potevi fare tu li abbiamo già fatti tutti noi. Quindi la formula che ti diamo è pressoché è già collaudata. Collaudata, pressoché perfetta. Poi è chiaro che il ruolo del franchisor è anche quello di adeguarla nel tempo, proprio perché lui ha possibilità sia finanziarie che strutturali per poter adeguare la formula, ed è anche un altro dei vantaggi del franchisee, dove il pacchetto che gli viene proposto non è un pacchetto che rimane poi di fatto, come dire, immutabile nel tempo, ma che subisce per fortuna l'evoluzione e l'adattamento, quelle che sono le evoluzioni del mercato. Ovviamente. E quindi la possibilità di rimanere competitivo, e essere un leader ed essere settore, comunque ovviamente, avere la capacità di successo sul mercato. Esattamente. È chiaro che a questo punto si può dire, ma allora, in termini di servizi, che cosa ci si può aspettare dal franchisor? Secondo me il servizio fondamentale, come dicevo prima, è la formazione. Al di là del trasferimento del know-how, perché io direi non è un servizio quello, è insito nella forma di franchise, se non trasferisce il know-how, se non ha un buon manuale operativo, non parliamo neanche di franchising, parliamo di altre cose. Ma la formazione è quella che permette al franchisee di essere capace di fare un certo lavoro al meglio, ma di farlo continuativamente nel tempo, quindi la formazione continua. Perché la prima formazione, lei mi insegna, trasferisco il know-how, facciamo un bel corso d'inizio, poi dopo, se il francesore abbandona il francesi per un anno o due è in grado di gestire la formula e stare sul mercato, poi dopo diventa inadeguato. Come RDS, come proprio abbiamo seguito aziende, abbiamo preparato, poi lei si occupa di formazione, quindi manuale forse operativo, il manuale operativo è la Bibbia per il francese, no? Per usare un termine. E proprio in esso sono contenute, oltre che il trasferimento di tutte le tecniche e metodologie organizzative, anche proprio quelle strategie direttive di marketing strettamente. Un punto vendita è importante, che chi soprattutto non è nel settore commerciale ma lo vuole diventare imprenditore, sappia che all'interno di un punto vendita, se si ruota la merce, ogni quanto un prodotto ha più visibilità, ogni quanto va fatta una vetrina, e tutte quelle direttive strategiche che sono quelle che ti fanno diventare immediatamente competitivo, perché si apre, certo, un punto vendita, e perché delle volte non è sufficientemente spinto un prodotto piuttosto che un altro. Quindi il manuale operativo è, diciamo, è, sì, il modo migliore, insieme ai corsi in fase iniziale, per trasferire tutte, anche la filosofia che ispira il francese. Anche la filosofia sicuramente, però in termini di servizio, forse proprio anche facendo riferimento a questo aspetto che diceva lei, come gestiamo le vetrine, come gestiamo alcuni prodotti, perché alcuni prodotti poi vanno di più, altri di meno, come fa a accorgere il franchisor e in che modo poi, diciamo, le informazioni che lui ottiene o, diciamo, le difformità che lui evidenzia, trova evidenziate nelle performance di un affiliato, poi si trasformano in servizio nei confronti dell'affiliato. E questo è un tema che io vorrei in qualche modo porre un po' all'attenzione, che è quella dell'informatizzazione delle reti. Molti franchisor non hanno ben presente qual è l'importanza dell'informatizzazione della rete. Cioè, di solito viene vissuto come un gran costo e mai un investimento. Anche dal punto di vista dei francesi, il quale si trova costretto a investire anche in software o macchine, diciamo in hardware, che forse non ritiene essere così indispensabili, invece lo sono assolutamente. Noi ci troviamo a volte a
dialogare con dei francesori i quali non hanno monitorato, non hanno un monitoraggio perfetto della propria rete e quindi non si accorgono di alcune problematiche che insorgono in rete, cioè quando se ne accorgono è tardi. Mentre l'informatizzazione della rete è quello che permette al francese di monitorare quotidianamente l'andamento delle vendite per articolo e di intervenire tempestivamente, sempre salvo che poi il francese sia organizzato per monitorarle, ma almeno lo strumento di monitoraggio, cioè il sistema informatico, deve averlo. Cioè, per noi questo qui è un asset proprio della rete. Le reti, diciamo, cablate, organizzate informaticamente, hanno decisamente dei vantaggi rispetto a quelli che non ce l'hanno. E quindi lo riteniamo un asset quando andiamo a valorizzare una rete. Non so se lei può essere d'accordo su questo. Assolutamente, sono d'accordo, così quindi abbiamo parlato di informatizzazione, di informazioni in tempo reale. È un servizio anche questo che dà. Sì, proprio perché è il francesor che riesce a intervenire tempestivamente. Ma qui su un prodotto, l'informatizzazione della rete. Vendita, anche sulla... Certo. Cioè, poi voglio dire, il francesor lo può valutare dal punto di vista della rete, di un'area, di una zona, di anche singoli negozi volendo, ma è anche un servizio proprio per il singolo francese, il quale può monitorare statisticamente l'andamento del proprio negozio nei confronti della rete, perché altrimenti, cioè, un francese non saprà mai se quello che ha venduto è sufficiente, non è sufficiente, è tanto, poco, cioè si deve confrontare con un benchmark, e il benchmark chi glielo dà? Glielo dà il sistema informatico, che gli riporta un valore medio della rete. Comunque gli dà la possibilità di monitorare i suoi incassi medi, la presenza, il flusso della forza e di confrontarli anche. Quindi dire, è anche questo, secondo me, è un servizio che può e deve, secondo me, dare in termini di competitività a un franchisor. Un servizio completo sempre di reporting. Certamente. Bene. Quali sono le esigenze alle quali il francese deve sottostare? Allora, noi vediamo che comunque il successo di un sistema franchising, oltre che, diciamo, una responsabilità del franchisor, no? Che deve avere un effettivo know-how competitivo, e anche dal grado di diciamo applicazione che i francesi hanno dato al sistema. Cioè, quello che non deve esserci assolutamente è una volontà di anarchia da parte, no, del francesi. Cioè, l'intero successo del sistema si ha quando il francese si adegua, magari anche apportando il proprio spirito, le proprie iniziative, ma adeguandosi a delle direttive strategiche ben precise. Pensiamo a una politica di prezzi o di saldi attivata da un francese in maniera anarchica. Questo va a danneggiare anche gli altri della catena, mentre invece c'è già stata fatta una giusta politica, no, di prezzo, di saldo su un prodotto, per cui ecco quali sono le esigenze alle quali, una delle più importanti alle quali il francese deve assolutamente qui ci richiamiamo anche alle caratteristiche delle reti, certo. Ai fondamenti, che il fondamento è, a mio avviso, l'uniformità della rete, che si traduce poi in a che cosa si deve adeguare il francese. Certo. Allora, è un fondamento perché il fatto che ci sia un'omogeneità è una garanzia per il consumatore finale e che quindi è un vantaggio di successo per la rete. Dall'altra parte è evidentemente un obbligo per i francesi, perché se non sottostà a questo non può avere la garanzia del successo, quindi va da sé nella formula. È un sottostare che, secondo me, vuol dire, se è vissuto come un sottostare, vuol dire che non è un francese maturo, perché non è un sottostare, di fatto è un adeguarsi per avere tutti gli strumenti competitivi, appunto. Se lo vive come già un sottostare, esatto, se un francese lo vive come un sottostare, lì vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Almeno noi, quando facciamo certe analisi sulle reti, c'è qualche francese che, diciamo, non è esattamente concorde nel mantenere l'assoluta omogeneità della rete, secondo noi manca un momento di formazione, ecco, esatto. Per i francesi, lei che cosa ne pensa? Penso anch'io che sia così. Comunque il francese sceglie, no, di aderire a un sistema, e questa è la cosa fondamentale. Se è una scelta matura, l'analisi l'ha fatta prima, esatto. Quindi a quel punto lì... Soprattutto anche una, noi lo diciamo, affiliarsi, scegliere un'attività comunque da imprenditore è anche un pochettino ascoltarsi
sapere se il nostro carattere com'è, siamo fiduciosi, siamo tenaci, che approccio abbiamo, no, con l'altro. Sì, perché qual è il nostro profilo. Sia, esatto, sì, Francesi comunque deve anche valutare, soprattutto se è una risposta a un'occupazione, se, è una, se sarà occupato a tempo pieno, perché Francesi può anche scegliere di aprire un punto vendita anche solo per uno scopo di investimento, non è detto giusto, quindi... Però proprio se è impegnato in prima persona, noi sappiamo che generalmente il francesor predilige, predilige. No? Un francesi che poi si occuperà a tempo pieno, ovviamente dipende anche un po' molto dal carattere, no? Della fiducia che la persona mette in relazione anche con gli altri. Certo. Quindi è un aspetto, no? Quello personale che a volte si tende sottovalutare, noi siamo sempre a pensare alle logiche di investimenti, non ci ascoltiamo mai, non capiamo mai in verità dove, cosa vogliamo fare, cosa ci piace fare, no? Forse sì, questo è un aspetto sottovalutato, penso. So, questo è vero, infatti noi decisamente quando viene qualche aspirante francese da noi, noi la prima cosa, cioè non cerchiamo mai di dargli una consulenza al primo impatto. Ma la prima cosa che noi facciamo è dire, guardi, lei è ben chiaro che cosa vuol fare, cioè che cosa le piacerebbe fare, perché prima di tutto secondo me quello che deve assolvere è la soddisfazione dell'aspetto psicologico. Una volta che uno è ben certo che dal punto di vista psicologico un certo prodotto, una certa attività, un certo ruolo può essere soddisfacente, allora solo in quel momento eventualmente entriamo in gioco noi. Altrimenti si rischia di andare a fare mille analisi, mille ricerche, un sacco di studi, effettivamente poi andando a sviscerare il mercato e quindi andare a individuare quelle franchise che potrebbero essere più interessanti in quel momento o per quella zona dove abita il francese, dove vuole aprire lui l'attività, ma che non sono poi tagliate personalmente su di lui a livello psicologico. Questo comporta evidentemente un non completo soddisfacimento suo e quindi anche in termini di performance secondo me non la massimizzazione delle stesse, quindi è un peccato in quel caso veramente.